Buonasera dal TGN, benvenuti a questa edizione del nostro notiziario. Mentre la situazione per la guerra si fa sempre più drammatica, abbiamo intervistato Don Igor Krupa, parroco della comunità cattolica ucraina di rito bizantino a Milano. Anna Maria Bracini. Padre Krupa, qual è la situazione in questo momento degli ucraini che sono a Milano? La situazione è questa qua, che noi siamo sicuramente turbati, viviamo insomma un periodo, penso che nessuno di noi ha vissuto una cosa di questo genere qua, speriamo tutti, cerchiamo conforto sempre insomma nella nostra preghiera, nel nostro stare insieme, nella parrocchia, nella chiesa, ecco, e nel nostro raccogliere degli aiuti e mandarli in Ucraina. Qual è la sua speranza per il futuro, per la sua gente? Lei ha parenti, ovviamente, in Ucraina che sono lì, è in contatto quotidiano. Sì, li chiamo ogni giorno. La sensazione è, direi, un po' la chiamo brutta, soltanto per questo motivo qua, perché non so se qualcuno di noi ha vissuto mai questa sensazione che tu magari parli con qualcuno oggi e non sai se parlerai domani. Voi avete aiutato già molto la vostra comunità, partono camion pieni. In questo modo mantenete un contatto. Devo dire che la fede in questo caso veramente è un punto di forza. Veramente penso che nessuno abbia mai pensato che la fede potrebbe diventare un punto di forza così forte, così grande, così importante come lo è adesso. E veramente questi camion pieni di cose, guardate che noi insomma ogni tir porta sempre in Ucraina più o meno circa 16 tonnellate di cose, diverse cose, cibi, medicinali, vestiti, viveri, insomma qualsiasi cosa, quella che servirà lì in Ucraina, e questo è un modo magari di essere vicini. E oggi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato la decisione dell'Ermitage, il Museo di San Pietroburgo, di ritirare le opere russe, dalle pinacoteche italiane, tra cui Palazzo Reale e le Gallerie d'Italia. Da quello che mi risulta, tra l'altro, è una richiesta che è già arrivata anche in Francia, quindi è un'operazione che prende, non so se tutto il mondo che considera uno stile o meno. È chiaro che almeno lasciare, avrei preferito che avessero lasciato le opere almeno fino alla fine delle mostre che sono in atto. Invece, da quello che so, chiedono di venirle a ritirare, ritirarle loro, occuparsene loro del trasporto. Io non posso che stare a quello che dice il governo dice è roba loro, va restituita e quindi lo restituiremo. La cronaca, un operaio di 33 anni è morto e un altro di 26 anni è stato portato all'ospedale di Desio dopo un incidente sul lavoro avvenuto questo pomeriggio intorno alle 14 in un cantiere a Biassono in provincia di Monza e Brianza. Sul posto sono intervenute due ambulanze, un'automedica, l'eli soccorso e i carabinieri di Monza per accertare le responsabilità. Un distretto di polizia in ognuno dei 9 municipi italiani e cittadini milanesi. Chiedo scusa, il prefetto Renato Saccone ha dato il via alla nuova organizzazione della Polizia di Stato a Milano. Alberto Carreras. Cambia l'organizzazione della Polizia di Stato a Milano. Nascerà un distretto di polizia in ognuno dei 9 municipi cittadini. La decisione è stata presa dal prefetto Renato Sacconi in accordo col questore Giuseppe Petronzi e i presidenti di municipio. Attualmente i commissariati sono 17, i confini sono stati stabiliti decenni fa, con una situazione della sicurezza molto differente dall'attuale. Ad esempio, commissariato Garibaldi Venezia, commissariato Città Studi, commissariato Monforte Vittoria. Difficile indicare l'area di competenza di ognuna di queste realtà. Dunque, un distretto, in pratica una mini questura a ogni municipio, sarà sicuramente più semplice da comprendere e avrà una migliore efficacia negli interventi. Le risorse finanziarie e umane avranno una migliore razionalizzazione, una più adeguata copertura del territorio e anche per i cittadini una più concreta semplificazione. La riorganizzazione verrà portata a termine entro un anno al massimo. A Milano sono già operativi 140 nuovi agenti inviati dal Ministero dell'Interno, 70 polizia
poliziotti e 70 carabinieri. Ne seguiranno altri nei prossimi mesi. Il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza verrà integrato dalla presenza dei presidenti di municipio. Chi vive in una zona avrà nella sua zona gli uffici di polizia competenti per territorio. Insomma, un primo passo nell'ambito del patto per Milano Sicura. I reati sono calati del 12% dal 2019 e del 30% in 10 anni, ma gli ultimi episodi di violenze, di aggressioni e le baby gang hanno riacceso l'emergenza. E gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano hanno arrestato nella stazione di Lambrata una cittadina bosniaca di 28 anni, destinataria di 2 provvedimenti di carcerazione per i reati di furto aggravato e violazione degli obblighi imposti dal foglio di via obbligatorio. I poliziotti hanno udito delle urla provenire dalla banchina del binario 1 della stazione di Milano Lambrate. Appunto, qui hanno notato 2 ragazze borseggiatrici, già inseguite da una troupe televisiva che stava girando un servizio relativo al fenomeno del borseggio sui mezzi di trasporto. Le 2 donne sono state arrestate con altre 4 colleghe, diciamo così. In seguito ad accertamenti, i poliziotti hanno appurato che la cittadina bosniaca era ricercata con 2 provvedimenti emessi dalla Procura della Repubblica del Tribunale di La Spezia e che deve scontare complessivamente 7 anni e 5 mesi per furto aggravato. Cambiamo argomento: se Inter e Milan decidessero di fare il nuovo stadio a Sesto San Giovanni, sarebbe certamente una cosa negativa per Milano, lo ha detto oggi il sindaco Giuseppe Sala. Si torna a parlare del nuovo stadio a Milano tra tante incertezze e incognite. L'annuncio del sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, che avanza la disponibilità di una parte dei terreni delle aree Falco ad ospitare il nuovo impianto di Milan e Inter, sta creando scompiglio e polemiche in consiglio comunale a Milano. Ricordiamo che il Meazza sarà sede dell'inaugurazione delle Olimpiadi Invernali del 2026 e dunque sino a quella data la struttura non solo non può essere toccata, ma andranno spesi soldi per ulteriori ammodernamenti. Oggi il sindaco Sala ha detto che le squadre dicono che per fare un vero progetto esecutivo servono tanti soldi e che nell'incertezza tanti soldi non li mettono. Noi in una situazione di incertezza tanti soldi non li mettiamo, è un po' un circolo vizioso però questo, per cui è un po' un circolo vizioso, o lo si fa sull'esistente ma vale di meno. Il sindaco ha detto che sarebbe certamente una cosa negativa se Inter e Milan non rimanessero a San Siro, però posso capire, ha sottolineato, che le 2 società sono stanche, i tempi non sono brevi, il dibattito pubblico bisogna farlo. Ecco, per me sarebbe ovviamente non certo una cosa positiva se non rimanessero a San Siro, però posso anche capire il fatto che le squadre siano stanche, i tempi sono lunghi e sono stati lunghi, ma se faccio un esame di tutto quello che è stato, non c'è mai stata una volontà di rallentamento. Ecco, forse 2 mesi intorno alla campagna, al momento della campagna elettorale, ma ci stava. Infine Sala ha annunciato che i lavori per il Palazzo dello Sport Arena di Santa Giulia inizieranno entro la fine dell'anno. Durante le Olimpiadi ospiterà le gare di hockey su ghiaccio. Il progetto è affidato all'architetto britannico David Chipperfield. E questa notizia del servizio è stata annunciata oggi da CTS Event Team, la società che realizzerà il nuovo palazzetto dello Sport Santa Giulia. Lo vediamo in queste immagini. Con la promessa di diventare un capolavoro architettonico in grado di raccogliere il consenso internazionale, una volta operativa l'arena sarà lo spazio multifunzionale più ampio all'avanguardia d'Italia. È stato sottolineato oggi in occasione della presentazione del progetto all'Officina 22 in Foro Bonaparte. L'arena milanese va ad aggiungersi alle altre location di CTS Event Team, la Lanxess Arena e Colonia e l'Event Team Apollo di Londra. Con il completamento dei lavori previsto per l'autunno del 2025, l'arena accoglierà fino a 16.000 persone e la piazza antistante offrirà altri oltre 10.000 metri quadrati di spazio outdoor per eventi all'aperto. I lavori di costruzione inizieranno nell'autunno del 2022, l'inaugurazione è prevista per gli inizi del 2026 in occasione dei Giochi Olimpici Invernali, in cui questo palazzetto ospiterà le gare di hockey maschile. A conclusione dei giochi, CTS Event Team prenderà in gestione l'arena.
E alla presentazione di questo progetto abbiamo intervistato l'amministratore delegato di Milano Santa Giulia, Davide Albertini Petroni, che ha parlato dei tempi di realizzazione e del quartiere che ospiterà questa struttura. Ma allora, i tempi, come avevamo detto, sono in linea. Noi abbiamo entro l'autunno la consegna dell'area bonificata, per cui parallelamente Eventim sta facendo il progetto che presenterà al Comune per i permessi di costruire nelle prossime settimane, al fine di poter avere il permesso di costruire alla fine di quest'anno e partire con le costruzioni. Per quanto riguarda i costi, loro l'avevano già comunicato, loro tendono a investire intorno ai 150-180 milioni per realizzare l'arena con tutti i parcheggi. È un costo che sostengono loro sono dei nostri partner nello sviluppo di tutto l'intero progetto, che ricordo è un quartiere da circa 400.000 metri quadrati con oltre 3.000 appartamenti, e retail urbano, uffici, due alberghi e altre cose, quindi l'arena è solo un pezzo dell'intero quartiere. E come cambierà questo quartiere, Olimpiadi a parte? Beh, questo è un progetto che è iniziato tanti anni fa, noi stiamo portando avanti poi anche il completamento, quindi è un quartiere su cui noi abbiamo puntato volendo realizzare un quartiere di alta sostenibilità già all'inizio del 2015, quando abbiamo presentato il progetto al Comune la prima volta. Quindi puntando molto sulla sostenibilità sia ambientale che sociale, perché volevamo creare un progetto, un quartiere per tutti, come l'avevamo nominato quando lo presentammo, dove l'arena rappresentava un'attrazione importante insieme al Museo del Bambino, perché riteniamo che queste funzioni di interesse generale siano importanti per creare dei quartieri che diventino centralità urbane. Parliamo di salute e di sanità. Prosegue l'impegno di Regione Lombardia per eliminare i tumori correlati al papillomavirus, che rappresenta la seconda causa di morte tra le giovani donne di età compresa tra i 15 e i 44 anni. La gratuità vaccinale antipapillomavirus verrà estesa in Lombardia anche a tutte le donne sopra i 25 anni fino ai 44 anni. Regione Lombardia si appresta entro la fine del mese a chiudere la maggior parte dei centri vaccinali anti-Covid sul territorio. Lo stato di emergenza terminerà il 31 marzo e gradualmente entro fine mese la Regione Lombardia chiuderà la maggior parte degli 88 centri vaccinali. L'intento è quello di coinvolgere maggiormente i medici di famiglia e le farmacie. A Milano resteranno operativi il Palazzo delle Scintille, l'ospedale militare di Baggio, oltre l'Humanitas. Intanto sono partite le somministrazioni della quarta dose agli immunodepressi, circa 190.000 persone nella nostra regione. La piattaforma di prenotazione è stata disposta ad accogliere la richiesta di quanti si trovano in questa situazione clinica dai 12 anni in su. Da una decina di giorni in alcuni centri della regione, 14 in tutto, ai maggiorenni che non hanno ancora ricevuto la prima dose viene somministrato il vaccino Novavax, l'ultimo di quelli autorizzati. Il numero di quanti si vaccinano ovviamente si è ridotto drasticamente. Lunedì sono state iniettate meno di 13.000 dosi di vaccino, un nono rispetto ai picchi raggiunti dalla campagna nelle fasi più acute. Sono 8.729.000 gli ultracinquantenni coperti dalla prima dose e 8.542.000 lombardi che hanno concluso il ciclo primario, l'80% dei quali ha già avuto anche la dose booster. La copertura dei vaccinabili si attesta al 91%. Come dicevamo, si punta adesso per le future somministrazioni a farmacie e medici di famiglia, ha sottolineato l'assessore Letizia Moratti, rimandando medici e infermieri negli ospedali per recuperare gli interventi, gli esami e le visite relativi alle altre patologie che sono state rinviate durante la pandemia. I dati sulla pandemia in Lombardia continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva e nei reparti, a fronte di 68.954 tamponi effettuati, sono 5.813 nuovi positivi, pari all'8,4%. Nell'ultimo giorno in Lombardia sono morte 25 persone, purtroppo ancora 136, numero elevato in tutta Italia. Vediamo i contagi provincia per provincia. Milano, città metropolitana, 2006, di cui 969 a Milano città. Bergamo 311, Brescia 630, Como 414, Cremona 194,
Lecco 214, Lodi 83 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, Mantova 239, Monza e Brianza 439, Pavia 286, Sondrio 95, chiude Varese con 528 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore. Ancora cronaca, un milanese di 86 anni risulta disperso sui monti del Lecchese, le ricerche sono scattate stanotte, l'anziano era arrivato a Valmadrera mercoledì, cioè ieri, per un'escursione pomeridiana, ma non ha mai fatto rientro a casa. Stando a quanto riferito dai fonti del soccorso alpino, mercoledì ha raggiunto la zona con il treno per una passeggiata, parliamo di Valmadrera, ma il mancato rientro ha messo in apprensione i familiari che hanno allertato i soccorsi. In gente il dispiegamento di uomini e mezze per le ricerche, due squadre dei Vigili del Fuoco con l'appoggio di una squadra del distaccamento di Valmadrera, una da Varese con tecnologia Dedalo, una del nucleo Lombardia con i droni e i cinofili. Al momento le squadre hanno perlustrato i sentieri dintorni dell'abitato di Valmadrera, sul posto anche il soccorso alpino, i carabinieri e l'eli soccorso. Purtroppo le ricerche finora non hanno dato risultati e la possibilità di ritrovare l'anziano in buone condizioni sembra diminuire con il passare delle ore. Speriamo in bene. In vista della giornata mondiale delle foreste e del primo giorno di primavera, il Comune di Milano, attraverso il progetto Foresta, mi lancia Custodiscimi, iniziativa congiunta con ERSAF e Lega Ambiente Lombardia, attraverso la quale cittadine e cittadini possono diventare temporaneamente custodi nella loro abitazione di quello che sarà il futuro verde pubblico della città. L'iniziativa è stata presentata stamattina a Palazzo Marino. Cittadine e cittadini del Comune di Milano e dei comuni della città metropolitana che decideranno di partecipare all'iniziativa avranno la possibilità di prendere in affido una piantina forestale delle 2000 messe a disposizione. Una volta cresciuta, il prossimo autunno sarà piantata con altre piante forestali per accrescere il capitale naturale e raggiungere i 3 milioni di alberi entro l'anno 2030. Da questa settimana, per quanto riguarda la comunicazione sull'attività della Chiesa di Milano, c'è una novità. Infatti dal lunedì al venerdì, dopo questo telegiornale Il Meteo, verrà trasmessa la Chiesa nella città oggi con approfondimenti e notizie a cura di Anna Maria Braccini. Stasera a tema l'incontro dell'Arcivescovo con i responsabili e volontari delle società sportive che aderiscono al progetto il CSI per il mondo. Era questa l'ultima notizia. Vi ricordo che oltre a questo appuntamento c'è il telegiornale sportivo, poi Nova Stadio Sprint condotto da Massimo Scarinzi e attenzione perché questa sera alle 21 torna Griglia di Partenza per parlare il nostro settimanale dei motori. Grazie alla cortese attenzione a tutti voi, l'augurio di una serena serata. Arrivederci.